Chi mi conosce e mi segue sa che non pubblico mai due video in pochi giorni. Oggi però c'è un evento speciale. Federica Pellegrini ha riconquistato a 6 anni di distanza la medaglia d'oro nella 200 metri stile libero femminili ai campionati mondiali. Un po' come 2 anni fa Tania Cagnotto risalì sul podio del trampolino 3 metri ai campionati mondiali di nuoto e di tuffi, dopo 6 anni da Roma 2009. La Pellegrini è alla settima medaglia consecutiva nella stessa specialità ed è l'unico nuotatore, dico nuotatore per dire che sia maschio o sia femmina, a essere riuscito a salire per 7 volte consecutive sul podio della stessa specialità ai campionati mondiali FINA. Dal 2005 ce la troviamo sul podio. Federica Pellegrini è la più grande 200 metrista della storia, 3 ori, 3 argenti e un bronzo. Ai mondiali ha ottenuto 5 ori, contando anche i 2 titoli nei 400 metri, 4 argenti, contando anche l'argento nella 4x200 metri stile libero conquistata nel 2015 e il bronzo, appunto, quindi 5 ori, 4 argenti e un bronzo. A livello olimpico ha un oro e un argento. Sappiamo tutti com'è finita l'Olimpiade di Rio, con Federica Pellegrini che per la prima volta nella sua vita, anziché recuperare posizioni nell'ultima vasca, le ha perse, perdendo il bronzo e perdendo la possibilità di vincere tutte e 3 le medaglie, sembrava finita. In realtà sembrava finita fin da Londra 2012, dove era arrivata un po' spocchiosa, reduce dalle 2 vittorie mondiali a Shanghai. E a Londra tutti quanti la davano per morta, dopo Londra. Poi Barcellona 2013, l'argento, dimostrando di essere ancora la più forte, anche se è arrivata seconda contro Miss Franklin, neo 18enne. Poi nuovamente Baku 2015, ancora argento. Questa volta Miss Franklin è indietro, ma c'è davanti la Ledecky che vince 200, 400, 800 e 1500. L'unica soddisfazione è che l'1:52,98 della Pellegrini non viene battuto da Ledecky, che nel Mondiale 2015 ha polverizzato il record dei 400, degli 800 e 1500 stile libero, ma che proprio col record della Pellegrini si è inchinata. Poi le Olimpiadi di Rio, dove appunto la Pellegrini doveva chiudere la carriera, come ho detto anche l'anno scorso nel video della Cagnotto, con una medaglia tranquilla. E invece no, il flop, la delusione, il terzo posto che scema all'ultima vasca, dove lei perde la terza posizione. Non è che non le riesce l'impresa di conquistare la terza, la va a perdere. Poi si rimette in gioco, si riscatta e, sesso nel 2016, trasforma l'anno più brutto della sua vita in uno dei più belli, vincendo il mondiale in vasca corta, il mondiale indoor, l'unico oro che le mancava nei 200 metri stile libero. E adesso, a meno di un anno di distanza, in un anno in cui, diciamo, da agosto è partita con la medaglia sfumata nei 200, poi è proseguita a dicembre con l'oro nel mondiale indoor. E adesso la vittoria, il terzo titolo mondiale a 6 anni di distanza. La Ledecky poteva fregarla. Se fosse riuscita a vincere la Ledecky, probabilmente vincendo anche la gara di 400 stile libero, avrebbe replicato l'impresa della Pellegrini, unica nuotatrice a vincere 200 e 400 stile libero per 2 edizioni consecutive dei mondiali. Quindi forza Federica, che oggi ci ha regalato una delle pagine più belle della storia dello sport. Io oserei dire, oltre alla divina, lei è l'araba fenice. Quando sembra stare per morire, quando viene data da tutti per morta, risorge e batte tutti. Ricordiamo che alla terza vasca Federica era quarta, poi terza, seconda e poi incredibilmente si mette dietro alla Ledecky andando a vincere l'oro. Grazie Federica, grazie di esistere. Da un tuo fan, da più o meno dalle Olimpiadi del 2008, forse prima. Ciao a tutti.